E Radio Radicale, siamo con Matteo Orfini del Partito Democratico mentre sono in corso le votazioni sul CDA Rai. Allora, voi avete deciso di non partecipare a questa cosa. C'è stata polemica, c'è stata una spaccatura, Movimento 5 Stelle e AVS sono andate da un'altra parte. Allora, questa è una spartizione sulla Rai? Diciamo, noi abbiamo fatto una scelta lineare con quello che avevamo discusso insieme alla coalizione. Si era detto non si partecipa finché non c'è una riforma, come previsto peraltro dalle norme, della RAI. Il centrodestra ha deciso di andare avanti, altre forze politiche hanno di fatto cambiato idea facendo una valutazione diversa da quella che avevamo concertato. Noi linearmente siamo fedeli a quello che avevamo deciso insieme. È chiaro che abbiamo di fronte una destra che sta usando la RAI come una clava politica e la nomina di questo CDA serve ad andare avanti su questa linea. Noi quindi non vogliamo partecipare perché non vogliamo essere corresponsabili di quello che sta accadendo in RAI. L'hanno convinta le parole di Conte che ha detto non è una spartizione, non cerchiamo le poltrone, ma quei posti sono un presidio. Ma non mi pare che il presidio in questi mesi abbia contribuito a evitare i disastri che stanno accadendo in Rai. La Rai è nelle mani della destra che la sta usando appunto in modo rozzo e volgare e aggressivo, danneggiando l'azienda e le principali volti che portavano risorse e ascolti alla Rai sono scappati o sono stati cacciati. Gli ascolti sono crollati, sono cresciute, diciamo, è nate nuove trasmissioni flop. E l'effetto è solo un favore alla concorrenza, nonostante ci fosse il presidio in CDA, quindi è la dimostrazione che questa linea non funziona e lo sa anche il presidente Conte. Evidentemente ha fatto una scelta differente. Erano piccati perché da questa vicenda è uscita fuori un asse, non so quanto volontario o involontario con Italia Viva. Ma non c'è nessun asse, noi abbiamo deciso tutti insieme, cioè c'è anche un comunicato congiunto di tutte le forze di opposizione di qualche giorno fa che metteva in campo la linea che noi abbiamo tenuto. Cioè non è che c'è un asse con questo o quello, c'è il fatto che noi avevamo scelto insieme di fare una cosa e il PD l'ha fatta. Conte ha cambiato idea e diciamo, ha scelto di trattare, di discutere col centrodestra e di eleggere un consigliere d'amministrazione. È una sua scelta, la deve spiegare lui. Noi siamo rimasti a quello che si era deciso insieme. AVS era proprio sulla medesima linea, uguale, uguale, E la medesima di chi? uguale. Di Conte, oppure loro avevano una sfumatura Ma diversa? non lo so, ma penso che debbano spiegare loro cosa è successo. Cioè noi, ripeto, noi abbiamo fatto quello che si era deciso insieme. Qualcuno ha cambiato idea, la spiegazione la devono dare loro. Quanto pesa questa cosa sull'organizzazione delle opposizioni? Pensa ci saranno delle conseguenze oppure, insomma, questo non incrina. No, ma che c'entra? Cioè, è chiaro che su alcuni temi evidentemente ci sono delle diversità e bisogna costruire un processo o per essere alternativa. È chiaro che momenti come questo non aiutano. Diciamo, il fatto che ci si stringa la mano e si decida una cosa insieme e poi si fa l'opposto, ovviamente non aiuta il percorso, però supereremo anche questo. Vuole dire qualcosa sulla Agnes che potrebbe diventare la nuova presidente? Ma nel momento in cui noi abbiamo deciso di star fuori è perché non condividiamo un metodo e una linea che sta dando questo governo sta imponendo all'azienda e non è una linea che cambia a seconda di chi viene eletto presidente, cioè chiunque partecipa a questa scelta e a questo CDA evidentemente sarà obbligato a portare avanti una linea che sta distruggendo l'azienda. Chiarissimo, la ringrazio, grazie a Matteo Orfini del Partito Democratico.